È il senso più alto dello sport, è un progetto di avvicinamento che durerà un anno e vogliamo toccare tante parti di Roma, naturalmente Piazza Siena, Villa Borghese è uno dei posti più belli al mondo e dare l'opportunità a chiunque, a prescindere dalle condizioni sociali, giovani, anziani, ragazze, ragazzi, di poter provare, magari anche per una volta, giocare golf è il senso di portare un grande appuntamento con la Ryder Cup a Roma. Naturalmente non è solo questo la Ryder è anche una grandissima occasione economica, commerciale per la nostra città, per il turismo di Roma e noi stiamo lavorando incessantemente per far conoscere le parti più belle di Roma, per farci trovare pronti sia sulla qualità dei servizi ma anche con, strutture alberghiere totalmente rinnovate che da qui ad un anno porteranno tanti nuovi posti di lavoro qualificati a Roma. Ma non si è mai abbastanza pronti, bisogna avere l'umiltà di lavorare per migliorarsi sempre. Quindi su questo è un lavoro importante perché la Ryder, terzo appuntamento di importanza sportiva al mondo, poi passa, ma è fondamentale quello che lascia. E il lascito è lungo perché in termini diretti, turismo, tutti gli studi ci insegnano che per almeno 2-3 anni, solo grazie alle Ryder, ci saranno nuovi flussi turistici di carattere del cosiddetto alti spendenti, quindi l'alta gamba, cioè chi quantità di turisti minore ma ad un'alta capacità di spesa. Questo vuol dire preservare la città, non vuol dire essere elitari, ma vuol dire arricchire le nostre famiglie, i nostri cittadini e permettere a tante ragazze e ragazzi che oggi studiano a Roma nelle università magari di trovare un lavoro qui. E per il resto è anche l'opportunità di rivoluzionare un po' le infrastrutture, quindi i collegamenti con Guidonia, vuol dire anche il cosiddetto hinterland romano, la provincia di Roma. Ecco, questa è la legacy di un appuntamento come questo che rimane qui e anche una nuova veste comunicativa di Roma nel mondo. Tanti americani, tanti turisti che verranno per la prima volta qui ci torneranno e tanti altri che erano venuti hanno l'occasione per venire.